Ciao a tutti, bentornati. Oggi nuovo video, oggi tempo di video, giornata di video perché ho più tempo, riesco a girare più video, ho già girato un altro video, mi sto dando da fare, come promesso. E oggi ho colto l'occasione perché volevo parlarvi di alcuni prodotti che ho ricevuto. Sono dei prodotti che ho ricevuto da un'azienda che io non conoscevo, che è appunto nuova, e sto parlando nello specifico di questa azienda qui che si chiama Khadija Argan Cosmetics. È un'azienda che prevalentemente produce prodotti su base di olio d'argano, comunque prodotti per la cura della pelle prevalentemente. Il punto forte di questa azienda è l'olio d'argano puro al 100%. Le cose che ho ricevuto io, infatti, sono queste due, e sono la crema corpo, che è appunto un latte idratante corpo all'argan, quindi l'ingrediente su cui si focalizza appunto questo brand è appunto l'argan, ma ci sono un sacco di prodotti ed è appunto, infatti non l'ho ancora provato perché l'ho appena ricevuto, è molto profumato, sa di argan, che è una fragranza che a me piace un sacco. È appunto un latte corpo a base di olio d'argan, noto anche come oro del Marocco. L'inci, tra l'altro, dovrebbe essere anche molto buono. Ideale, mi dice, ideale per donare nutrimento ed idratazione anche alle pelli più secche e aride. Io ho la pelle secca, soprattutto sulle gambe. Profuma di fiori d'arancio, fresca grazie alla presenza dell'aloe vera. Quindi anche questo è molto buono perché l'aloe dà quella sensazione di freschezza. Si assorbe rapidamente, importantissima sta cosa, senza lasciare traccia di untuosità, facendo penetrare le virtù emollienti ed antiossidanti dell'olio d'argan. Perfetto, quindi insomma, questa qui è una boccetta da 250 ml, con un PAO di 12 mesi. Il prezzo non ricordo bene, forse 16 euro. Comunque, vi lascio giù nell'info box il link alla pagina e al loro shop online, perché hanno anche uno shop online dove potete appunto dare un'occhiata alla gamma in maniera un po' più generale dei prodotti che appunto ha questa azienda, Argan Cosmetics, e poi mi hanno mandato il loro appunto prodotto di punta, e che appunto sarebbe l'olio d'argan 100% naturale. Io non ero molto informata sull'olio d'argan, cioè so solo che è utilizzato anche per i capelli, per il viso, per le unghie, rafforza anche molto bene le unghie, anche per i capelli, applicandolo come maschera sui capelli e anche sul viso. Infatti poi qui, tra l'altro, anche nel Depian spiega anche per che cosa si può utilizzare. Tipo l'olio d'argan, questo qui che appunto è 100% puro, infatti mi dice che può anche essere utilizzato in Marocco, viene utilizzato come una medicina, infatti è ideale per ustioni lievi, cura anche l'acne, ottimo anche per la dermatite. Favorisce anche la scomparsa di piaghe, cancella anche piccole cicatrici, quindi ha tantissimi benefici, garantisce la scomparsa di eventuali infezioni batteriche, ottimo anche per i muscoli, per magari dolori muscolari, per stanchezza, è anche ottimo come idratante per le mani, talloni, gomiti secchi, poi ogni tanto dei gomiti secchi, questo qui quindi dovrebbe essere buono anche per idratare i gomiti. Ha un sacco di benefici che io non conoscevo magari, cioè magari io utilizzo prodotti all'olio d'argan senza sapere magari effettivamente quali sono effettivamente i benefici. Qui mi dice che si può utilizzare sul viso, sui capelli e sulle unghie. Sul viso mi dice che grazie alla persistenza della vitamina E bastano pochissime gocce al mattino e alla sera per combattere efficacemente la formazione di rughe e ostacolare i processi di invecchiamento cellulare. Quindi questo qui come antiruga dovrebbe essere fantastico. Tra l'altro la boccettina è molto molto carina, mi piace un sacco. Tra l'altro dovrei anche aprirla perché dovrei bucare i buchetti perché così non viene fuori nulla, forse sì, qualche goccetta. Devo ancora utilizzarla, devo iniziare ad utilizzarla perché sono molto molto curiosa di provare questo prodotto, soprattutto sul viso, e va anche a togliere, ad eliminare qualche macchia di troppo sul viso, magari dopo l'estate, dopo essere stati un po' troppo al sole, dovrebbe andare bene. Poi per i capelli mi dice che è anche adatto per capelli fragili. Eccoli, secchi e sfibrati, privi di lucentezza. Adesso di lucentezza non ne ho bisogno, però
però li ho secchi, quindi dovrebbero andare bene. Quindi come maschera dovrebbe andare bene, infatti è consigliabile lasciare in posa per un'ora e successivamente procedere con il lavaggio, quindi devo provarlo anche sui capelli come maschera, magari una volta a settimana. E anche per le unghie dice che è ideale per rafforzare le unghie, quindi questo qui da tenere come fosse oro, perché appunto è oro del Marocco. Chiaramente la gamma dei prodotti non è solo questa, tipo hanno anche il siero antirughe, hanno anche lo shampoo, hanno il bagno doccia, il latte di corpo che hanno dato anche a me, la crema mani, la crema viso antirughe e anche la crema contorno occhi. Insomma, è abbastanza vasta. L'olio di argano abbronzante e anche il kajal fatto in maniera naturale, che non sapevo neanche questo. Ho scoperto un sacco di cose con questa azienda che non sapevo. Ad esempio, il kajal fatto in questo modo, tipo in polvere, che poi si applica con questo strumento qui, che dovrebbe avere una specie di penna poi dopo, che va, si applica appunto sulla palpebra come kajal, quindi... E infatti mi dice 100% kajal naturale in polvere, si applica con un bastoncino di legno che appunto è all'interno di questa specie di boccettina. Nulla, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando andate a dare un'occhiata al sito di Khadija Argan Cosmetics, perché davvero ci sono un sacco di aneddoti e cose interessanti da sapere, da scoprire, cose che magari noi non sappiamo e che non sottovalutiamo. Io ripeto, ho scoperto un sacco di cose, anche perché davvero si vede che sono preparati, quindi ne vale la pena. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video, ciao!